ceci est une lettre pour toi, à la mémoire de notre amour, sur l'île magique. Il CNC-95 è una navetta custom semidislocante con carena a spigolo. È costruita in vetroresina ed è stata varata presso i cantieri CNC di Crotone. Lo schema è un flying bridge moderno ed elegante, con poppa quadra e grande finestratura continua, caratterizzato dal color grigio-bronzo metallizzato dello scafo. Gli interni offrono cabine per 8 ospiti più 4 membri di equipaggio. Sulla plancia di poppa a tutta larghezza, accessibile tramite 2 scale laterali, si apre il grande garage che contiene la passerella idraulica Besenzoni, un tender Williams da 3,25 m con idrogetto e un jet ski Sea-Doo 3,30 per 2 persone. Una potente gru allungabile della Besenzoni ne facilita le operazioni di alaggio e varo. Il pozzetto di poppa costituisce una comoda veranda completa di divano, poltroncine e tavoli da pranzo per un totale di 8 posti a sedere. Sui lati sono organizzate le attrezzature per l'ormeggio che comprendono robusti occhi di cubia, doppie bitte e vericelli di tonneggio Maxwell. A prua estrema sono concentrate le attrezzature per l'ormeggio e l'ancoraggio che comprendono doppie ancore e due salpa-ancore Maxwell 4005 con campana di tonneggio verticale. Il divanetto di prua cela il portello di accesso a un grande vano su cui si apre anche l'uscita di emergenza degli alloggi per l'equipaggio sottostanti. Questi sono composti da 2 cabine con letti a castello e un bagno con doccia separata. Sulla tuga anteriore è ricavato un prendisole con cuscini incassati protetto da un tientibene in acciaio. Una scala integrata porta dal pozzetto di poppa al flying bridge. Questo comprende una zona prendisole organizzata con chaise longue, un'area centrale che comprende ampia dinette per 10 persone e un mobile bar con grill, frigo e ice maker, il tutto protetto da un ampio bimini montato sul roll bar. Sono presenti attrezzature di sicurezza, come la zattera autogonfiabile Arimar per 12 persone e 2 macchine per il fitting, uno stepper e una cyclette. La timoneria esterna, protetta da spray hood e tendalino apribile, raddoppia tutti i controlli fondamentali presenti nella sala di comando sottostante. Direttamente accessibile dal flame bridge o dal ponte principale, la sala comandi è completa di ampia finestratura e di una cuccetta di guardia. La plancia comprende tutte le migliori tecnologie per la conduzione e il controllo dell'imbarcazione. Una centrale di allarme antincendio Eltec, un sistema di monitoraggio centralizzato Cantalupi, un VHF Furuno, 2 Furuno Navtec con monitor da 15 pollici, un GPS VAS Furuno, il pilota automatico Furuno NavPilot. Completano le dotazioni i pannelli di controllo e le manette elettroniche dei motori Caterpillar, oltre l'elegante bussola della Riviera. Il design degli interni, moderno e raffinato, è stato curato dallo studio Hot Lab di Milano. Il grande salone panoramico, dotato di numerose sedute, è arredato con stile moderno e comprende elementi dell'amoroso e della poltrona Frau. Vi sono anche una scrivania, un frigorifero e un mobile per l'entertainment che include una TV Samsung LCD 37 pollici con movimento a scomparsa, un lettore Blu-ray disc e un sinto amplificatore della Onkyo, oltre al sistema completo di ricezione della TV satellitare. I rivestimenti mescolano superfici chiare con pannelli di legno venato, elementi in metallo e pavimento in parquet di Wenge. Accessibile direttamente dall'esterno è disponibile una toilette diurna. La sala da pranzo, posta a prua del salotto, è caratterizzata dal grande tavolo ovale del designer Saarinen, circondato da 8 poltroncine dell'amoroso. È presente anche una wine cellar. Più a prua, in un ambiente separato, è organizzata la cucina. Comprende una dinette con TV per l'equipaggio, il piano di lavoro con fornello in vetro ceramica e forno della Neff e 2 frigoriferi con relativi congelatori della Gaggenau. Il locale lavanderia completa gli elettrodomestici con lavatrice e asciugatrice da 7 kg della Neff. Una scala a chiocciola conduce alla zona notte per gli ospiti. A centro barca e a tutta larghezza è organizzata la suite armatoriale, con grande letto matrimoniale centrale e numerosi oblò per l'illuminazione naturale.
e completa di TV Samsung a LCD da 32 pollici con digital sound della Yamaha, servono alla cabina una toilette con specchio, una cabina armadi separata e un grande bagno con due lavelli, ambiente separato per WC e bidet e box doccia separato. Le due cabine ospiti gemelle sono dotate di letti in piano. Più a prua, la cabina VIP offre un grande letto matrimoniale. Tutte le cabine ospiti sono dotate di TV satellitare con lettori DVD e di bagni dedicati, lavorati con finiture di pregio che comprendono rivestimenti in mosaico ed elementi di arredo in pelle. In un ambiente completamente insonorizzato, accessibile da una porta esterna, è organizzata la sala macchine. Completa delle migliori tecnologie comprende i motori Caterpillar da 1850 cavalli con V-Drive e invertitori della ZF, due generatori Kohler da 33 kW, un dissalatore Hydromar da 180 litri l'ora, il sistema di aria condizionata con Daria da 144.000 BTU, la centrale di controllo della Cantalupi, il sistema di stabilizzatori della Rodriguez con zero speed, il caricabatterie della Mastervolt, il complesso delle pompe Gianneschi. Mantenuta in modo impeccabile da un equipaggio professionista, ha ricevuto nell'inverno 2011-2012 un refit completo di interni ed esterni da parte di Benetti Sail Division. Il cantiere di Viareggio fornisce una garanzia estesa di 6 mesi a partire dal luglio 2012.